Ciao a tutti! Buongiorno! Siamo alle prese con la cotognata 2, cioè la cotognata abbiamo fatto che rifacciamo dopo quella che abbiamo fatto l'anno scorso. Ovviamente questa volta la facciamo con i frutti della nostra pianta, ok? E quindi adesso cosa stai facendo? La stai adesso girando? Adesso faccio vedere un attimo dentro la pentola, che da questa l'avevo già piena così, ho fatto un po' di vasetti, tre vasette di marmellata, perché ancora è pronta per la marmellata, cioè è anche un po' duretta questa per la marmellata. Adesso sono in fase da cuocere ancora per fare la cotognata. Sì. Ma ancora ce ne vuole per fare la cotognata. È stato un lavoro lunghissimo. È un lavoro lunghissimo, è da stamane, da stamattina che siamo dietro a pulire, cuocere, pastarle a pasta verdura, frullare e tutto il resto, perché sono molto lunghe, sono piccole e ci è voluto del tempo. La mettiamo sopra un vassoio. Ma adesso ce ne vuole, poi la facciamo vedere un po' più avanti. Già ce l'abbiamo quelle dell'anno scorso, sì. Ma volevamo far vedere che belle dosi. Vi mettiamo nell'info box i video dell'anno scorso. Sì. Le dosi sono le stesse. Questa è stata frullata, prima è stata passata a pasta verdura e poi è stata ancora frullata con l'immersione. Però credetemi che è buonissima una cosa. Quello sì. Qui non ha neanche un granellino. Oggi ce la siamo mangiata con il formaggio. Oggi l'abbiamo mangiata. Quanto è così va bene mangiarla con i formaggi. Sì. Quanto è questa da mettere nei vasetti. Anzi, un po' leggermente più liquida, poco. Va bene, possiamo allora dire che quest'anno però l'ha fatta con un chilo di zucchero. Allora, quest'anno l'abbiamo fatta anche con la cannella dentro. Ho messo bianco, un chilo di zucchero di normale, bianco, e mezzo chilo di zucchero di canna. Così ha dei profumi che veramente, non solo i profumi, ma anche i gusti buoni. Certo. E poi ho messo un cucchiaio pieno di cannella in polvere. Sempre limone grattugiato, okay. Spremuto e limone grattugiato, ho messo un limone intero, un limone e mezzo e la buccia grattugiata abbiamo messo. Non abbiamo messo le scorzette perché siccome le passa verdura, le scorzette mi rimangono sopra, sì. Invece grattugiandole rimangono all'interno. Okay. E questa è di nuovo la nostra cotognata. Adesso cotognata 2, la vendetta. Dobbiamo stare qui a mescolare perché altrimenti schizza. Va bene. Quando è già pronta la cotognata, nel girare che si vede il fondo, girando così, si fa vedere il fondo. Allora è già pronta, perché poi ci vuole del tempo tutta la notte per diventare soda, per indurire. Però quando si vede il fondo della pentola nel girare, è già pronta. Resta anche sopra il cucchiaio di legno e mi sembra che è pronta. Spegniamo il fuoco dopo 3 ore. Ieri abbiamo fatto la marmellata di mele cotogne, abbiamo fatto anche la cotognata. Questa marmellata ho messo 7 di zucchero, però poi togliendo la marmellata che ne ho fatte ricevere, abbiamo fatto 5 kg di mele cotogne, togliendo la marmellata abbiamo aggiunto dello zucchero per fare la cotognata, perché qui vanno 7, va benissimo per la spalmabile, mentre questa qui non si solidifica, almeno ci vogliono 9 etti di zucchero. Ho aggiunto altro zucchero per arrivare da 6 a 9 e poi l'abbiamo fatto cuocere molto, fin quanto non è già, questa è stata rivoltata. Adesso vi faccio vedere che faccio anche qualche formina, poi a parte i quadrettini faccio anche qualche formina, tanto perché poi vengono
dei bambini. Allora, la passiamo allo zucchero e poi la mettiamo a conservare con una fogliettina di alloro, così. Ecco, vedete come si tagliano bene? Poi hanno questo spessore da mezzaluna. Lo stesso si fanno. Noi le teniamo dentro il freezer, così siamo sicuri. E le mettiamo così. Poi, se non volete metterle con lo zucchero, perché le mettiamo anche senza zucchero, eh? E le lasciamo così. Facciamo un po' di formine. Tutte queste pezzettine le lasciamo così perché sono da mangiare. Però facciamo anche i quadrettini, tutti i quadrettini. A me piace farli così. A rombi. Che sono anche più belli. E le facciamo tutti così. Poi se le vogliamo mescolare con lo zucchero, altrimenti le mettiamo sulla carta forno, facciamo i strati e le portiamo dentro un vassoio, dentro il freezer. Perché questi non congelano, diventano freschi, che si possono mangiare dal freezer subito, perché rimangono fresche, freschissime, non congelano. Ma è venuta veramente buona, ragazzi. Ciao a tutti!